fatto il nome di un liceo, ho visto che fra le cose che ha fatto in teatro, hai fatto un adattamento dei soliti ignoti, sì. E vorrei, visto che parliamone subito, che cos'è questo tentativo, cioè questo fatto di mettere, portare sul palco il soliti? In realtà è un tentativo di suicidio, perché mettere mano per la prima volta alla messa in scena teatrale di quel film in realtà mi è stato proposto da un produttore a Roma. Io gli ho detto istintivamente di no, perché mi sembrava veramente un suicidio. Poi lui insistette molto, mi mandò la prima versione di un adattamento che era orribile, io gli dissi una seconda volta no, poi gli feci tutte le note secondo le quali non funzionava quella cosa e gli dissi: se mi assicuri che possiamo lavorare nella sceneggiatura originale, forse ci possiamo pensare. Leggendo la sceneggiatura originale, che è molto diversa dal film. Ma tu ne parlò come dicevi, come ti sei procurato la sceneggiatura? No, no, non so dove hanno preso i diritti loro, non lo so. Questo. Però leggendo l'originale, come dire, mi è stato molto chiaro che ognuno di quei personaggi lì avesse una caratteristica precisa. Come se fossero, io li ho visti subito come se fossero dei personaggi della commedia dell'arte, perché hanno proprio delle caratteristiche precisissime. Mi sembrava un'idea questa su cui poter ragionare dal punto di vista teatrale. Poi insieme con Milena Mancini, che è la persona con cui faccio tutto cubo quanto, che oltre ad essere una bravissima attrice, anche un'artista vera, nel senso che fa le scene, l'idea i costumi degli spettacoli che facciamo, abbiamo ragionato su tutte le cose e devo dire che la fortuna di poter lavorare su quella sceneggiatura è stata, tornando al cinema, diciamo, rendersi conto di quanto quegli sceneggiatori lì, parliamo di Agge, di Scarpelli, dell'Amico, amassero i personaggi che scrivevano, cioè loro, quello che chiamiamo la commedia italiana, e forse I soliti ignoti è il primo caposaldo di poi una serie di film meravigliosi che conosciamo tutti, era il fatto che loro erano in grado di mettere in scena le miserie, perché nei soliti ignoti sono tutti dei personaggi orribili che si fregano l'un l'altro, però fanno ridere, come dire, il punto di vista di osservare la miseria, le piccolezze dell'animo italiano, però sempre con uno sguardo di grande amore, non, cosa che secondo me oggi non si riesce a fare con tanta grandezza come facevano loro. Oggi si tende, molto spesso si tende oltre nelle sceneggiature, c'è sempre o un voler giudicare o un vorrei ma non posso, insomma, no? Si cerca di mettere in scena delle cose che non si conoscono bene, insomma, si sente la truffa sotto a una sceneggiatura ogni tanto. E invece loro avevano questa grandezza, un grande qualcosa che ha a che vedere con la compassione, che è una cosa che cinematograficamente arriva anche a chi guarda i film. Non so se ho risposto. Il film non invecchia per niente, io è un film che rivede un capolavoro assoluto, e fortunatamente non ci hanno tirato dei gatti, insomma, nella messa in scena, anzi ha funzionato molto, tant'è vero che lo riprendiamo, è stato interrotto per il primo lockdown e lo riprendiamo questi inverno, e quindi vuol dire che con un gruppo di attori, sì. E che cercano di qualche somiglianza con sì, Carlo. Diciamo che come regista ho cercato più che un'imitazione, che chiaramente è impossibile, oltre che essere la cosa più scema del mondo, però abbiamo cercato più che altro di un omaggio. Perché un'altra cosa che mi ha colpito di quella sceneggiatura era la grazia di quei personaggi, nonostante, come dire, siano dei ladri, dei personaggi sotto negativi, se vuoi,
Vittorio Gassman, il ruolo di Vittorio Gassman che si mette con la moglie di quell'altro, cioè sono dei personaggi orribili, quello che abbandona il figlio che andava a fare un attatino, sono dei grandissimi scialtroni, però sono dotati di grazia, di una leggerezza che oggi come società credo abbiamo completamente dimenticato in virtù di un'ignoranza, un tipo di volgarità che era gratuita. Mentre questo aspetto, che erano veramente tutti pieni di una grazia straordinaria, è una delle cose che mi ha colpito di più, che abbiamo cercato in qualche modo di riportare anche durante la messa in scena di questo spettacolo.